promuovere l'attività sportiva, non avendo obiettivi di preparazione olimpica di altissimo livello. Per cui noi con questa manifestazione ci siamo prefissi in questo strettissimo rapporto e direi molto sinergico che abbiamo con la scuola, di far provare a quanti più ragazzi possibile della scuola elementare e della scuola media le attività sportive, non vedendole alla televisione o raccontandogliele o provandole una volta in mare, ma di farle provare veramente con i tecnici specialisti delle federazioni, perché si rendano conto quanto è importante l'esperienza diretta per poter scegliere e per poter capire anche dove si è bravi e dove non lo si è. Ormai dal 2015, con l'istituzione degli stati generali dello sport e del benessere da parte del Consiglio regionale, cerchiamo di portare avanti questa filosofia e questi obiettivi, e questa kermesse rientra effettivamente a pieno titolo in quello che è l'obiettivo del Consiglio regionale, cioè coniugare lo sport a corretti stili di vita e a benessere. E quindi chi meglio dei ragazzi, soprattutto delle scuole, devono essere incentivati a trovare la loro strada e la loro disciplina sportiva che più si adatta al loro modo di essere, alle loro capacità, e comunque cercare di portare loro la voglia di fare sport, di mantenersi in salute e soprattutto tutti i valori che lo sport comunque porta in sé. Un tempo l'educazione fisica era quasi l'ora del riposo a scuola, adesso è diventata un'ora centrale, nevralgica. Beh, direi sicuramente sì, io da ex insegnante di educazione fisica non posso assolutamente dire cose diverse. Credo che il movimento debba rientrare nella quotidianità di ognuno di noi, ma soprattutto quello che noi dobbiamo fare è insegnare ai giovani, far capire ai ragazzini quanto è importante fare il movimento. Se ci si muove, se si hanno sani stili di vita, se si mangia in maniera corretta, si avrà quel benessere che ti accompagnerà tutta la vita. Avere un corretto stile di vita fin da piccoli, perché questo è importante, perché da adulti poi è più difficile portare avanti questo messaggio. Quindi grazie al CONI, grazie al MIUR, grazie al Consiglio regionale che continuano in questa loro battaglia di poter cambiare la cultura dei piemontesi, cercando di aiutarli a stare bene e a mantenersi in salute.